Allora, rieccoci a Teleselezione. Abbiamo raccontato, penso con uno scavo bello, drammatico e anche molto analitico, quello che potevamo raccontare di questo processo Cucchi e anche della persecuzione post mortem. Vi abbiamo fatto sentire drammatici brani di un faccia a faccia. Adesso voltiamo pagina perché andiamo da uno dei più grandi inchiestisti italiani, ma voglio dire di più. Sergio Rizzo in questi anni sta facendo lui sulle pagine del Corriere della Sera, e noi ogni volta cerchiamo di invitarlo per dare anche voce ai suoi articoli, la vera spending review, sì, di cui tutti si riempiono la bocca e di cui nessuno parla. Che cosa ha pubblicato oggi a pagina 3? Corretevi a comprare il giornale. Un articolo che spiega, dati alla mano, ora vedremo come ha organizzato queste cifre, che paghiamo un conto di 230 euro nelle nostre bollette. Maledizione. Per le centrali nucleari spente, Flavio Grasselli è indignato, ma tutti noi, e per le pale eoliche, immagino, per gli incentivi. Buongiorno Sergio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Correte a comprare il giornale Corriere della Sera. Ma sei sicuro di questo conto? Perché c'è da mettere mano a... Sono conti, sai, la matematica non è un'opinione, come si dice, no? Siccome tutti gli anni, anzi tutti gli anni, quest'anno in particolare, nel 2013, è previsto che gli italiani pagheranno 14 miliardi di euro di cose che non c'entrano assolutamente niente con l'energia elettrica nelle bollette. Beh, 14 miliardi diviso 60 milioni, quanti siamo? Quello è. Fa 230. Quello è. C'è poco da girarci intorno, no? Dopodiché è chiaro, questo è come il pollo di Trilussa, no? È evidente che ci saranno magari le imprese che hanno delle bollette molto molto più alte di quelle delle famiglie, che pagheranno di più, e le famiglie che pagheranno di meno. Però la cosa è comunque agghiacciante, no? Perché fa capire come in Italia, come questo sia un paese nel quale in realtà diciamo è tutto assolutamente aleatorio, no? Cioè com'è che funziona? Perché poi funziona così, noi abbiamo, siccome eravamo indietrissimo rispetto agli obiettivi della Comunità Europea di raggiungere una certa percentuale di energia prodotta con le fonti rinnovabili, allora abbiamo cominciato a concedere degli incentivi pazzeschi a chi metteva pannelli fotovoltaici, a chi alzava le pale eoliche, cioè, con degli effetti catastrofici, perché noi abbiamo devastato l'agricoltura in certi casi, no? Basta andare a vedere quello che è successo nel Tavoliere delle Puglie, oppure anche in Molise, in Campania, in Sicilia, e dove sono nati campi eolici, sono spuntati campi eolici anche dove non c'è vento, no? Perché poi il bello è che questi incentivi venivano concessi a prescindere dal fatto che le pale potessero girare o che i pannelli producessero. Ma questo è incredibile, ma veramente? Sì, no, ma certo, perché nel momento in cui tu, adesso la cosa è un po' cambiata per fortuna, ma fino a qualche anno fa, se avevi l'autorizzazione per mettere una pala eolica e poi la rete non era sufficiente per supportare, come dire, l'energia che tu potevi produrre, e tu potevi comunque riscuotere l'incentivo anche se la tua pala non girava. Questa è la cosa più sbalorditiva del sistema italiano, no? Tant'è che queste cose poi hanno indotto giustamente qualche ripensamento, però nonostante i ripensamenti si continua a riempire il territorio di queste cose, cioè anziché mettere i pannelli fotovoltaici sui tetti dei capannoni industriali, si continuano a mettere per terra sui terreni agricoli. Cioè, parliamo di oneri, incassando. Ma questa è la voce sicuramente più consistente del pacchetto, no? Di questi oneri generali di sistema, che poi anche la definizione di queste voci è sinceramente curiosa, no? E poi perché però ci sono altre cose nella bolletta simili a quelle, per esempio, che continuano a pagare
nel conto della benzina, no? Sapete le tasse che sulle tasse, sì, le accise, ci sono le tasse sulle accise, cioè tutte IVA, insomma. Sì, ma per esempio nella benzina noi abbiamo ancora, che so, le tot lire, no, che si pagavano per finanziare la guerra dell'Etiopia, no? Sì, sì. Vi ricordate? Oppure la tragedia del Vajont, oppure il terremoto, eccetera, no? Sulla la benzina hanno sempre caricato. Sì, sì. Sulla bolletta elettrica invece abbiamo caricato questa storia incredibile degli oneri nucleari, che noi dobbiamo ancora smantellare le centrali che sono state chiuse 25 anni fa, e tutti gli anni si pagano somme assolutamente rilevanti. Nel 2010 mi pare che fossero 400 milioni. Mamma mia. In più, e qui è la cosa veramente più, vogliamo, incredibile, che fa capire come lo Stato italiano sia una totale follia, no? Quando devono trovare i soldi riescono a trovarli nei modi più assurdi. Cioè, una parte di questi quattrini non vanno neanche per lo smantellamento delle centrali, ma vanno direttamente al bilancio dello Stato, così. Perché nel 2005, nel 2004, una finanziaria che credo fosse ministro dell'economia Siniscalco, siccome avevano il problema di trovare dei soldi perché Berlusconi aveva promesso di tagliare le tasse, allora cominciarono a ramazzare da tutte le parti e ne presero delle briciole sulle imposte di bollo, delle briciole sulle sigarette, delle briciole di qua, delle briciole di là, e una briciola la presero anche dalle bollette elettriche, no? È rimasta là. Cioè... Ed è rimasta là, ecco. Ma la cosa veramente surreale, quella che citavate prima, e che riusciamo anche a pagare le tasse sulle tasse. Quello è pazzesco. È come con la benzina, ti ricordi Luca, l'abbiamo parlato due settimane fa sul fatto che ci sono le accise, sono tutte IVATE, quindi ci paghi su quella, ci e paghi sopra anche l'IVA. Sopra, esatto. Sì, noi paghiamo l'IVA sulle accise, nel caso della luce elettrica, e le famiglie, soltanto le famiglie, perché il conto è complessivo e complicatissimo, ma soltanto le famiglie, che sono 24 milioni e mezzo in Italia, secondo l'Istat, e ognuna di queste consuma circa 2700 kWh l'anno. Siccome l'IVA sulle accise vale circa 2 millesimi di euro per ogni kilowattore, anche lì la matematica non è un'opinione, fa 130 milioni. Cioè ogni anno le famiglie italiane tirano fuori 130 milioni di tasse sulle tasse, soltanto per le bollette elettriche. Sergio, ieri abbiamo letto sempre sul tuo giornale, il Corriere della Sera, un articolo che raccontava come la provincia di Milano abbia consigliato, tra virgolette, perché poi lo fa di concerto col provveditorato, quindi più che un consiglio è quasi una calda raccomandazione che diventa quasi una disposizione, abbia consigliato alle scuole: chiudete un giorno prima per risparmiare 3 milioni di euro sul bilancio annuale, che non sono pochi, di cherosene. Cioè, non riscaldando un giorno in più le scuole milanesi, si risparmierebbero dei soldi. Ora, a parte il fatto che questo comporta dei problemi alle famiglie, perché molti dicono: dove sistemiamo i ragazzi, no? C'è anche un'idea di assistenza che la scuola ha, magari alle madri che lavorano, ai genitori che lavorano. Ma la domanda è: questa pagina di oggi e quella di ieri sembrano raccontare due paesi che non sono la stessa cosa, perché, cioè, da un lato spendiamo e spandiamo come se fossimo ricchi, dall'altro abbiamo delle visioni da terzo mondo. Ma sì, ma questa cosa delle scuole è veramente incredibile, se si pensa in che condizioni è il nostro sistema di istruzione. Noi abbiamo delle scuole dove non c'è la carta igienica, no? I genitori devono farsi carico di portare la carta igienica, e dove però, no, poi vediamo che ci sono oggettivamente anche degli sprechi enormi, no, in termini economici. Io una volta, mi ricordo, feci un pezzo dove raccontai che c'erano qualche cosa come 10.000 insegnanti che non insegnavano, no? Che erano che sono fermi, ma perché sono infilati negli organismi vari, no? Perché poi alla fine la scuola è un apparato talmente ciclopico che intorno a questo sistema sono state costruite anche delle cose. Pensiamo ai dirigenti scolastici, no? Dirigenti scolastici che sono stati creati con la riforma che ha, diciamo, tra virgolette, privatizzato le scuole. Sapete che adesso le scuole sono autonome, no?
l'una dall'altra, cioè hanno un dirigente scolastico che dovrebbe essere una specie di manager del plesso scolastico, no? Che poi spesso e volentieri questi sono dei presidi che non fanno più presidi, cioè c'è tutto un mondo di, cioè noi invece di semplificare stiamo complicando sempre di più tutte le cose, e intanto i politici continuano a parlare della necessità di semplificare, però poi concretamente facciamo, che so, per esempio un altro caso di questi giorni, il fatto che a un certo punto la prima cosa, il primo provvedimento che la politica sta prendendo ora è quello di bloccare la riforma dei tribunali, dei piccoli tribunali. Allora, il governo Monti aveva stabilito di chiudere circa 8-900 sedi, tra sedi distaccate, uffici di giudice di pace, perché l'Italia è piena di queste strutture. Cioè noi abbiamo una giustizia che non funziona, però abbiamo una ridondanza poi di sedi, di piccoli tribunali sparsi su tutto il territorio, che ovviamente sono molto costosi. Adesso che cosa sta accadendo? Che tutti i partiti, destra e sinistra d'accordo, no? Anche il Movimento 5 Stelle, da quello che ho capito, sono schierati per bloccare questa riforma. Perché? Perché si sommano tutta una serie di proteste. Allora c'è la città di Cortina d'Ampezzo che non vuole perdere il tribunale, c'è Orvieto che sta piantando una grana pure lì, c'è Tolmezzo che dice perché tagliano a noi e invece non tagliano, che ne so, a Terni, cioè, ed è tutto così, e la riforma si sta piano piano, se non succede qualche cosa, perché mi pare di capire che si sta andando avanti, si sta bloccando, no? Cioè questo è un paese nel quale tutte le volte che bisogna smontare qualcosa bisogna affrontare delle battaglie che sono micidiali, no? Cioè, è la tela di Penelope, di giorno si fa e di notte si dice. Ma esatto. Le province, un'altra cosa incredibile, no? Allora si è fatta una legge che dice che le province non devono essere più elettive, cioè noi non dobbiamo più andare a votare per i consigli provinciali. Poi sapete che la riforma che aveva proposto Patroni Griffi si è bloccata, cioè quella di accorpare le varie province, però comunque sia quella legge in vigore. Quindi, stando al dettato proprio normativo, noi oggi non dovremmo più votare per i consigli provinciali, d'accordo? Che cosa è successo un mese e mezzo fa? Vi ricordate cosa è successo in Friuli? Si è votato per la provincia. Sì, si è votato per la provincia. Cioè sono andati i friulani a votare per la provincia di Udine, quella che ha vinto tra l'altro la Serracchiani, no? Sì. Ecco, quindi, la Serracchiani era alle regionali. Sì, alle regionali, scusate. Volevo dire, quella stessa tornata si è votato, in cui sì. È stata eletta Deborah Serracchiani alla regione, si è votato per la provincia di Udine. E uno dice, ma scusate, ma non c'è una legge che dice che non bisogna più andare a votare? Certo che c'è una legge, piccolo particolare, siccome il Friuli, Venezia Giulia, è una regione autonoma, avrebbe dovuto fare una sua legge per recepire la norma nazionale. Ovviamente non avendola fatta, cosa fa? Continua tranquillamente a mandare i cittadini a votare per i consigli provinciali. Mamma mia, ridere per non piangere, veramente. Ma secondo te l'abolizione delle province produce, che in realtà è solo abolizione delle assemblee elettive, quindi di qualche gettone di presenza, di qualche ufficio di segreteria, è veramente un grande risparmio? Allora, intanto bisogna tenere presente che se tu abolisci un passaggio burocratico, tu comunque sia crei in tutte le attività economiche un elemento di fluidità maggiore, no? Quindi questo ovviamente, cioè se tu abolisci un passaggio, però lo devi fare con intelligenza, attenzione, perché ci sono dei passaggi che non si possono saltare, ma se tu comunque sei in un paese che per aprire una pizzeria ti chiede 78 permessi, ne abolisci 10 che sono inutili, è chiaro che tu fluidifichi l'economia e quindi comunque sia ce n'è un vantaggio per tutti quanti. C'è uno studio fatto proprio dal Ministero della Funzione Pubblica sulla base dei dati che avevano loro in possesso quando avrebbero voluto fare il famoso accorpamento, no? Delle province. Secondo questo studio, soltanto per le economie di scala che si raggiungevano, le economie di scala vuol dire che se tu chiudi in una regione che ha 5 province, le riduci a 2, no? Devi accorpare per esempio gli uffici, no? Sì. Quindi soltanto per queste semplici economie di scala si sarebbero risparmiati 500 milioni di euro l'anno.
Non è poco. Che non è poco. Che non è poco, no? Non è poco. E allora uno si domanda del perché. Ah, perché altro poi è la carta, quell'esempio che ci ha fatto. Ma il servizio sarebbe ugualmente efficiente, Sergio? Cioè questo studio garantiva l'idea che il servizio fosse ugualmente efficiente? Allora, io penso una cosa, che quella riforma lì era una mezza stupidaggine, no? Perché era un modo per non abolire le province, però per fare qualche cosa, portare a casa, esatto. Se tu devi fare una cosa, la devi fare bene. Allora io penso che le province vadano abolite, che vada ridisegnata la struttura, l'assetto istituzionale, nel senso che tu devi decidere le regioni che cosa fanno e i comuni che poteri hanno, però che tu abbia in mezzo una cosa elettiva che serve semplicemente a produrre, moltiplicare poltrone, secondo me è questa cosa è sbagliatissima. In mezzo ci può essere benissimo un'agenzia tecnica che gestisce, diciamo, le cose che devono essere gestite amministrativamente, e questo secondo me non modificherebbe certamente in peggio il funzionamento della nostra amministrazione. Quindi secondo me, io sono di quest'idea, per me le province vanno abolite. E lì, insomma, andrebbe fatta. No, poi invece la cosa di Udine ti fa capire come è una cartina di tornasole di come funziona il sistema Italia. Cioè la legge c'è, viene fatta, poi Friuli però è regione. E che esistono le eccezioni. Sì, ma anche la sinistra, eccezioni. No, anche la sinistra, che dice di questa cosa qua? Io non ho sentito dire niente, non ho sentito nessuno per bocca. Sai, io ho parlato con molti presidenti di provincia che dicono: guardate che si creerà un vuoto, guardate per esempio che unire, che ne so, Pistoia e Livorno è una follia, no? Ci sono stati, c'è stato un forte fuoco di contraere anche alla ratio di alcuni apparentamenti, per esempio unire una realtà di costa e una realtà dell'interno. Non sono in grado di giudicare se gli allarmi che tutte queste persone, anche alcuni amministratori seri, lanciano siano fondati o meno. Però diciamo sono delle obiezioni non solo corporative. Allora, noi dobbiamo partire da un concetto. Le province erano un'organizzazione, un assetto organizzativo di uno Stato centrale, centralizzato. Non è un caso che le province sono la struttura portante dello Stato sabaudo prima e poi dello Stato fascista dopo, no? Prefetti, eccetera. Quando si fa la Repubblica nel 1946, poi con la Costituzione, si decide che l'Italia deve imboccare una strada diversa, cioè che devono essere valorizzate le autonomie locali, e quindi a un certo punto nascono le regioni, no? Sono due concetti completamente diversi, cioè il concetto della regione e il concetto della provincia sono due concetti completamente diversi. La provincia è il terminale dello Stato centrale che controlla il territorio, la regione invece è l'autonomia, no? di un territorio più vasto, no? Che poi fa riferimento allo Stato centrale, cioè sono due concetti proprio completamente diversi. Noi siamo stati così bravi, no? Riuscire a farli sopravvivere, no? Siamo stati bravissimi a farli sopravvivere questi, ma perché li abbiamo fatti sopravvivere? Perché sono posti di lavoro, perché in alcuni casi è clientelismo, perché in altri casi è... sono soldi che comunque sia alimentano piccoli poteri locali, poltrone, poltroncine. Le province spendono ogni anno pare 17 miliardi. Mamma mia. 17 miliardi sono un terzo del 33% di una finanziaria, diciamo. Sì, di una grossa finanziaria. Di una grossa finanziaria. È un punto di PIL. Ecco, punto. Va bene. Allora, grazie, bene. Grazie ancora, grazie, Sergio Rizzo. Continua così e chiudiamo con una perla. Questa è di Mirko, sì. Non ce la possiamo attribuire, ma trilussa la statistica. Sai che della statistica è una cosa che serve per fare un conto in generale. Da gente che nasce, che sta male, che muore, che va in carcere e che sposa. Ma per me la statistica curiosa è dove c'entra la percentuale. Per via che lì la media è sempre uguale, puro con la persona bisognosa. Mi spiego. Dalli conti che si fanno, secondo le statistiche di adesso, risulta che ti tocca un pollo all'anno. E se non entra nelle spese tue, ti entra nella statistica lo stesso. Perché c'è un altro che se ne mangia due. Teleselezione.